Persistentemente le parole sono veramente importanti. Oggi vogliamo dare la svolta a un'altra parola, vogliamo uccidere un'altra parola. Una parola molto usata nel mondo delle demenze, che è la parola caregiver. La vogliamo uccidere perché diventa sempre più importante far arrivare alle comunità l'idea che le persone che vivono con demenza devono poter essere messe nella condizione di autodeterminarsi. E allora Harry stamattina ha proposto per il Sentemente vocabolario una nuova parola che è, che è care partner. Allora Harry, ti voglio chiedere perché questa parola è così importante e perché vale la pena sostituirla a caregiver. So, Letizia said that for Sentemente, words are very, very important. And now there is a new word to kill, and you created a new word. So the word to kill is a caregiver, which is very, very used and very popular in every single culture. But they want to put people with dementia at the center of the situation in order to let them self-determine themselves. So the new word you created is care partner. So Sentemente is going to put this new word care partner in their Sentemente vocabulary. And Letizia asks you, what is the meaning of the word and why it is so important for you? The word caregiver is very offensive to us living this disease because that implies someone is caring for us, someone is babysitting us, that we can't do things on our own, and we need somebody to help with it. I prefer the word care partner because I think everybody living with this disease has to have somebody that is partnering with them, not telling them what to do, but guiding them. One has to be done. Hence the word care partner. And I think that's a more gentle way of describing somebody that is caring for us. They partner up with us and they're not caring, they're not giving. They're not babysitting us. And in my belief, that's the best way to go. Quindi ha detto che secondo lui la parola caregiver è molto offensiva perché implica che questi caregiver, questi operatori che sono chiamati così, stiano facendo i babysitter alle persone con la demenza, che quindi non sanno fare le cose da soli ma hanno bisogno dell'aiuto degli altri per fare le cose. Lui invece pensa che la parola care partner sia più appropriata perché indica questo partner, questa persona che sta vicino a una persona con demenza come una guida e quindi è una persona che sta insieme con la persona con demenza in tutta questa situazione. Quindi la vede come una parola molto più adatta perché in questo modo non si va ad indicare un babysitter ma una guida, una persona che aiuta in un modo molto più appropriato. Bye! Bye bye!